Seconda parte della nostra intervista con il sindaco di Taggia Mario Conio. Nella prima parte l'abbiamo dedicata agli imminenti festeggiamenti. Siamo sul pezzo, sulla notizia, sull'attualità, sugli imminenti festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli. Ma adesso io farei un passo indietro e, insomma, parlando un po' più in generale dell'amministrazione Conio, ci stiamo avvicinando, sindaco, al secondo anno del mandato. Un bilancio di quello che è stato sino adesso e poi un'altra domanda subito dopo. Il bilancio tanto è chiaro, qualche capello bianco in più, perché l'esperienza è assolutamente appagante ma molto dura, molto difficile riuscire soprattutto a mantenere le aspettative che tanti cittadini hanno. Io ne faccio un bilancio comunque positivo di questa prima parte di mandato, perché ritengo che la città abbia dato un segnale chiaro. Io avevo promesso e sto cercando di mantenere un discorso di miglioramento di quello che è la qualità urbana, e direi che la strada che imboccate quella corretta. Abbiamo proposto nuovi servizi di giro urbana che stanno dando buoni riscontri, stiamo intervenendo in tante parti della città che nel passato erano state un pochettino abbandonate, con un obiettivo molto semplice: un decoro generale migliorato, una città più ordinata, a maggior misura d'uomo. A breve, questione di pochi mesi, andremo a terminare la ripiantumatura del Via delle Palme in Arma, che è una ferita aperta che i miei concittadini davvero soffrivano molto. Faremo ulteriori interventi in quella che è l'area, diciamo, prospiciente il mare, la passeggiata, per riportarla all'antico splendore, con un obiettivo importante del 2019, che è quello di andare a cominciare i lavori del nuovo edificio scolastico. Io lo dico davvero con grande soddisfazione: noi nel 2018 abbiamo partecipato a un bando regionale, siamo stati classificati quarti a livello regionale, quindi con un importante contributo di oltre 2 milioni di euro. Da parte nostra lo sforzo di questi giorni di reperire gli ulteriori fondi a bilancio, il bilancio che cercheremo di chiudere chiaramente nei tempi di legge oramai nel prossimo mese. Mi sta bruciando tutte le mie domande che mi ero preparato, me le sta anticipando tutte. Sindaco. Corro troppo veloce. Sindaco con le scarpe da ginnastica, di conseguenza sono abituato a correre. Quindi tante idee, tante cose da portare avanti con l'obiettivo di rendere una città sempre più vivibile, fondamentalmente. Ecco, allora a questo punto mi viene da dire, sindaco, questi due anni, se c'era qualche obiettivo che invece doveva essere compiuto e concluso in questi due anni, che non sono ancora finiti, però ci siamo, e invece è rimasta lì. Difficoltà nelle partecipate, area 24 una su tutto. Caso Millennium, il mio comune vive oramai da anni questa gravissima ferita, dove davvero c'è difficoltà ad andare a incidere, perché a problemi si uniscono sempre ulteriori problemi. La crisi di area 24 consolidata, che io ho vissuto in questo primo anno e mezzo di mandato, è stata un'ulteriore difficoltà. Ora qualche segnale di speranza si inizia a vedere, anche con i rapporti fra i liquidatori e Carige, la speranza che ci possa essere davvero un'accelerazione, perché il mio territorio non può attendere altro. Problema Riviera Acqua è un problema che assilla tutti i sindaci della provincia. Riunione dopo riunione, però è difficile venire a trovare una quadra. È assolutamente difficile trovare una quadra, perché le problematiche in campo sono veramente molto complesse e si è partiti, purtroppo, lo dico sinceramente, molto male. Cioè, i primi anni di questa società hanno visto, a mio giudizio personale, una difficile gestione, sicuramente non ottimale, che hanno causato poi dei problemi che oggi risolve davvero complesso. Questi giorni sono giorni cruciali per la società, c'è il deposito del piano previsto, è stato consegnato ieri. Concordato, c'è il massimo impegno da parte di tutti. Ecco, quello lo auspico, che tutti i sindaci sappiano correre in maniera univoca nella stessa direzione per la tutela di quello che è un servizio assolutamente primario come l'acqua pubblica. Così come un servizio che sembra assolutamente indispensabile, se ne parla da tanto, forse da troppo, è l'ospedale unico. Taggia ha il vantaggio di essere baricentrica nell'ambito provinciale di Imperia. Ma novità in tal senso? Beh, è proprio nei prossimi giorni, l'11 ci sarà un'importante riunione di assemblea dei sindaci con ad argomento l'ospedale unico. Io non ho mai fatto mistero di quelle che sono le mie volontà, dando la piena disponibilità del mio territorio in un'area di maggior interesse, a mio giudizio, che era quella già indicata sia dall'ASL che dalla regione, che è l'area a nord della stazione ferroviaria. Sicuramente Taggia però vuole giocare un ruolo da protagonista, perché impegnare il mio territorio io mi sento di farlo nel momento in cui c'è chiarezza di progetto, c'è chiarezza di finanziamenti, c'è certezza che l'ospedale unico, l'ospedale nuovo che dir si voglia, che si viene a insediare, sarà un'eccellenza del Ponente Ligure. Quindi Taggia c'è, Taggia fa la sua parte con responsabilità, intende però porre delle condizioni perché il risultato poi finale sia ottimale nell'interesse dell'intera provincia di Imperia, nell'interesse della comunità di
miei concittadini, chiaramente. Un'ultima domanda, il tempo a nostra disposizione diciamo che è finito. Si può fare, si deve fare il sindaco di Taggia, per farlo bene bisogna farlo a tempo pieno? Assolutamente, assolutamente sì. Il sindaco deve essere, io penso che sia una missione, davvero. Bisogna dedicarsi anima e corpo e senza avere altre distrazioni. Quindi un ruolo che impone massimo impegno e massima dedizione, ed è quello che sto cercando di fare. Grazie al sindaco di Taggia, Mario Conio, per essere venuto qua negli studi di R24. Grazie a voi.